Allora, buongiorno a tutti, volevo ringraziare anch'io intanto chi ha organizzato l'evento perché non capita spesso a noi di poter parlare delle nostre aziende, di solito lo facciamo per fini biecamente commerciali, invece questo mi sembra un ambito un po' più stimolante anche. Grazie. Prima di parlare della nostra esperienza di innovazione, io se mi è consentito parlare un attimo anche del CIS, che è il Consorzio Italiano Scatolifici. Di cui la mia azienda fa parte, è il veicolo attraverso il quale io sono potuto venire qui oggi a parlare con voi. Ed è un consorzio che raggruppa una serie di aziende, siamo 70 adesso, ma stiamo crescendo perché il consorzio è abbastanza recente, di trasformatori di cartone ondulato in imballaggi, in packaging. Facciamo parte di una filiera che parte dai produttori di carta per ondulazione, produttori di foglie, e poi siamo noi trasformatori, ci sono vari livelli di integrazione. Noi siamo l'ultima parte della catena, siamo solo trasformatori, però siamo una parte abbastanza importante all'interno della filiera, perché trasformiamo, credo, circa, le stime dicono, dal 50 al 60% degli oltre 6 miliardi di metri quadri di cartone ondulato prodotti tutti gli anni, insomma. E per cui ritengo siamo importanti anche all'interno del comparto manufatturiero italiano, perché tante aziende utilizzano il packaging in cartone ondulato. È nata questa rete di imprese molto importante, secondo me siamo prima di tutto ferocemente concorrenti tra di noi, però ci scambiamo anche informazioni, idee, stimoli, abbiamo fatto nascere dei gruppi di lavoro su temi specifici e soprattutto condividiamo dei valori che sono valori che io sento molto importanti per gestire un'impresa, che sono legati all'etica e alla responsabilità sociale dell'impresa. Tutto questo, secondo me, è giusto che venisse anche in qualche modo rappresentato dal CIS e comunicato all'esterno, perché molto spesso c'era questa mancanza da parte nostra di poter vendere sul mercato dei valori che, secondo me, sono molto, molto importanti nel gestire le imprese e nel gestire anche l'innovazione delle imprese, insomma. Questo consorzio è fatto di aziende che condividono anche dei valori importanti, che sono l'etica, appunto, di impresa, la gestione sociale dell'impresa. Noi siamo aziende che reinvestono tantissimo dei nostri utili all'interno delle aziende, per cui siamo aziende molto innovative, che sono disposte a rischiare molto negli investimenti. E sono aziende mediamente abbastanza solide da un punto di vista patrimoniale e finanziario, non tanto perché operiamo su mercati protetti, perché vi assicuro che il nostro, come ormai tutti i mercati, sono ad alto tasso di competitività, quanto appunto perché noi abbiamo sempre creduto nelle nostre aziende, abbiamo sempre reinvestito molto nelle nostre ricchezze all'interno di queste. Per cui vogliamo passare il messaggio che chi compra da noi compra da aziende che veramente credono di reinvestire nel territorio nazionale nostro quello che producono, e soprattutto hanno nei confronti del proprio ambiente in cui operano, parlo anche dei nostri dipendenti, un rapporto molto, molto legato alla difesa dell'occupazione, un rapporto basato su principi quali il rispetto reciproco, la stima. Molto spesso i nostri dipendenti sono amici nostri, ci hanno visto crescere, noi spesso abbiamo lavorato insieme a loro per far crescere le nostre aziende. Ecco, tutte queste cose a noi piace poterle raccontare quando c'è l'opportunità di farlo, e questa mi sembra una buona occasione. Venendo poi al tema dell'innovazione, volevo raccontare un po' la nostra esperienza, perché quando mi è stato chiesto di venire qui a raccontare un po' la nostra esperienza, io ho pensato quanto abbiamo fatto negli anni per poter crescere e innovarci. E nella nostra realtà abbiamo cercato di fare molte cose. Tante soluzioni che io sentivo stamattina raccontare, alcune di queste soluzioni noi le abbiamo integrate in azienda già da molti anni. Parlo di BI, parlo di comunicazione di dati tra i sistemi di produzione e il nostro sistema informativo, parlo ad esempio di software che gestiscono i flussi di lavoro tra il commerciale e gli uffici tecnici, tutta una serie di applicazioni che noi abbiamo già implementato in azienda e che ci hanno aiutato a crescere. Il nostro problema è stato quello di passare nel corso degli anni da un mercato che inizialmente era molto diverso rispetto a quello che è il mercato di oggi, quello che sarà il mercato nel futuro. Noi, quando abbiamo iniziato a lavorare, bastava per poter guadagnare, bastava produrre
spedire, caricare sul camion, spedire, guadagnare era facile perché bastava fatturare, non era neanche difficile incassare. Oggi il mercato è totalmente diverso, i nostri clienti chiedono risparmio di costi, chiedono flessibilità di produzione, chiedono qualità e chiedono innovazione, non chiedono più soltanto dei prodotti semplici per poter imballare i propri prodotti, chiedono delle soluzioni per poter risolvere dei problemi che hanno. Per cui noi abbiamo dovuto in tutti questi anni fare una serie di operazioni di innovazione, di investimento tale per cui oggi possiamo essere un'azienda che è flessibile nella produzione e innovativa perché altrimenti il mercato non recepisce quello che noi offriamo loro. Per fare tutto questo mi è parso subito evidente una cosa, che era necessario coinvolgere in tutto questo processo di crescita e di innovazione il nostro personale. Tutti i nostri investimenti in macchinari, in tecnologie, in impianti, in automazione, in sistemi informativi sempre più sofisticati, non avrebbe avuto senso se non con il coinvolgimento, con un cambio culturale da parte dei nostri addetti, dei nostri dipendenti. Questo è stato fondamentale, soprattutto che loro percepissero che il processo di crescita dell'azienda e il beneficio che l'azienda ne avrebbe guadagnato doveva coinvolgere anche loro e anche loro dovevano percepire un miglioramento della qualità del loro lavoro e della loro vita e soprattutto anche essere coinvolti da un punto di vista economico su basi diverse rispetto a prima, ma su basi che incentivassero il loro cambiamento e la loro predisposizione a seguire quelle che erano le nuove direttive dell'azienda. Ed è stato fondamentale questo. Noi abbiamo fatto degli investimenti che nel corso del tempo hanno avuto appunto vari obiettivi. Innanzitutto quello di aumentare la flessibilità e mantenere la flessibilità aumentando i volumi di produzione. I nostri clienti chiedono sempre di più di avere meno scorte nei loro magazzini. Il nostro è un prodotto molto molto voluminoso, per cui i nostri clienti non hanno nessuna voglia di averlo in casa prima di quando gli serve, né tantomeno di quando viene utilizzato, perché altrimenti è troppo tardi. Per cui c'è tutta una serie di investimenti fatti in azienda per rendere flessibile la parte produttiva e logistica e tutta una serie di investimenti fatti in software per comunicare con i nostri clienti le loro esigenze in termini di stock di materiale e di spedizione del materiale. Abbiamo dovuto poi fare un altro passo ulteriore nei primi anni di questo processo di cambiamento ed è stato quello di far capire ai nostri dipendenti che non era più sufficiente produrre il materiale, ma bisognava produrlo secondo dei costi ben definiti. Abbiamo dovuto far capire loro che i nostri impianti, che possono costare anche qualche milione di euro, devono essere gestiti in maniera tale che non era indifferente se, ad esempio, un avviamento di una commessa era più lunga o più corta di qualche secondo. Loro devono capire quanto fosse importante il tempo impiegato per poter avere degli standard di produzione sempre più efficienti. Questo è stato un passo che per loro chiaramente è stato molto molto importante, perché la prima cosa che mi chiedevano è stato quello: ma fino adesso noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato male? No, è soltanto che adesso le esigenze di mercato, i volumi diffusi che sono venuti meno, i margini chiaramente molto più ridotti rispetto a prima era molto più facile lavorare, hanno portato a sì che adesso il nostro lavoro deve essere un lavoro fatto in termini di efficienza, cosa prima che loro non avevano bene in mente. Il secondo passo culturale grosso che è stato fatto nella nostra azienda era far capire che bisognava lavorare in termini di qualità. Prima succedeva che qualunque produzione che si facesse, qualsiasi spedizione che si facesse andasse bene, insomma, i nostri clienti erano molto meno esigenti da un punto di vista della qualità. Oggi tutto questo non è più possibile, è un altro film. I nostri clienti richiedono un altissimo standard di qualità. Ed è stato importante far capire ai nostri dipendenti e soprattutto prima anche a noi stessi i costi della non qualità. Sono costi che per noi sono espliciti perché li vediamo in bilancio,
sono i costi, ad esempio, relativi ai resi del materiale, i costi della gestione delle contestazioni, tutti questi costi, per i nostri dipendenti non erano molto evidenti. Erano molto più evidenti i costi della non qualità, che per noi sono dei costi invece impliciti dovuti alla perdita di fatturato. Da noi fa scuola un esempio che io faccio sempre ai miei dipendenti, ed è l'esempio di un cliente nostro grosso, un produttore di caldaie, per cui fa parte anche di un gruppo di un multinazionale, che in occasione del cambio di un amministratore delegato, questo nuovo amministratore delegato ha fatto partire un progetto, adesso il termine inglese non lo ricordo perfettamente, però il concetto era non conformità è uguale a zero, cioè tutte le merci che entravano in magazzino da questo cliente dovevano avere un livello di difettosità uguale a zero. Ecco, noi nei 6 mesi successivi abbiamo fatto circa 6-7 non conformità su questo cliente. Vi assicuro che per i volumi che noi gestivamo con questo era un numero tutto sommato abbastanza coerente. E nel giro di 6 mesi questo cliente ci ha tolto quasi tutto il fatturato che noi facevamo con lui. Facciamo circa 40.000 euro al mese di vendite, adesso ne facciamo 5-6.000. Nel corso dell'anno successivo noi siamo stati attenti, abbiamo aumentato i controlli di qualità su questo cliente e abbiamo fatto un anno di non conformità uguale a zero, cioè nessuna difettosità. Quello di cui io mi sono accorto è stato che la maggiore attenzione su questo cliente andava a discapito di una minore attenzione per quei clienti che i miei dipendenti avevano percepito con una accettazione di difettosità un po' più alta, cioè erano un po' meno esigenti, per cui loro, a fronte di una maggiore attenzione su quel cliente lì, su altri clienti avevano posto minore attenzione. Allora anche lì ho capito che è stato un livello culturale, che bisognava fare un passo in avanti, perché altrimenti tutti i nostri sforzi per rinnovarci, per cercare di essere sempre più competitivi in termini di costi sul mercato sarebbero stati annullati dal fatto che la minor qualità del nostro servizio non avrebbe avuto una conseguenza. Abbiamo fatto per cui tutta una serie di corsi tali per cui i nostri dipendenti hanno aumentato la propria coscienza sul fatto che la qualità doveva essere un'opinione e un'idea diffusa su tutta l'azienda. E il passo successivo è stato poi quello di aumentare il livello di innovazione sui prodotti. Il livello di innovazione sui prodotti per noi è fondamentale. Noi ci siamo accorti che lavorare soltanto da un punto di vista della diminuzione dei costi nella propria attività non ci avrebbe aiutato a crescere. Si arriva sempre a un punto in cui si diminuiscono i costi di produzione, si arriva anche ad aggredire i costi di struttura, però se io offro al mercato lo stesso tipo di prodotto che offrono i miei concorrenti, è chiaro che troverò sempre qualcuno disposto ad offrire il mio stesso prodotto a un centesimo di meno di me, per cui sarò sempre perdente. Allora abbiamo dovuto cercare di aumentare quella che è la redditività della parte alta del nostro conto economico, per cui dei nostri ricavi, e per questo abbiamo cercato di aumentare il tasso di innovazione dei prodotti e delle soluzioni che noi proponevamo. Andavamo in giro dai clienti non a offrire soltanto imballi, ma offrire soprattutto ai nostri clienti delle soluzioni che potessero risolvere i loro problemi. Abbiamo perciò investito moltissimo non soltanto in tecnologie, in software grafici, in software di comunicazione, di informazioni, in software che definissero a livello economico quanto ci costasse un progetto e quanto fosse il suo ritorno in termini di economicità nell'effettuare le commesse, ma soprattutto abbiamo investito sul personale, cioè sul far crescere il personale da un punto di vista della propria disposizione ad essere innovativi e cercare di proporre delle soluzioni non semplici, ma delle soluzioni che fossero diverse rispetto a quelle che offrivano i nostri concorrenti. Questo ha dato la possibilità al nostro commerciale, chiaramente, di presentarsi sul mercato con delle soluzioni innovative che in qualche modo risolvessero il problema del cliente e si ponessero nei confronti del cliente in una posizione tale per cui il prezzo non fosse l'unica o la prima cosa da prendere in considerazione, ma fosse
e soprattutto la soluzione del problema che il cliente si poneva. Io porto un caso anche qui abbastanza emblematico per noi, un cliente che noi inseguiamo da tanto tempo, a cui facevamo moltissime offerte, non ci aveva mai preso in considerazione, perché tutto sommato noi offrivamo a questo cliente le stesse cose che offrivano i suoi fornitori, che chiaramente, e chiaramente lui non aveva nessuna intenzione, nessuna convenienza a cambiare fornitore. Il suo ufficio tecnico una volta è venuto in possesso di un nostro imballo, e questo cliente lavora nel settore della tecnologia, dell'elettronica, di un nostro imballo fatto da un suo concorrente, un prodotto più o meno simile al suo, imballato con una soluzione nostra molto meno costosa, molto meno voluminosa, per cui molto più economica da un punto di vista della loro logistica. Ci ha chiamato, noi adesso siamo dentro questo cliente, lo forniamo tranquillamente e siamo entrati non soltanto a fornire questo prodotto qui, ma tutta la sua produzione, e stiamo entrando anche in aziende, in altre aziende del gruppo, lui fa parte di un gruppo, e stiamo entrando anche nelle altre aziende come fornitore. E questo è l'esempio in cui l'innovazione sul prodotto ci ha consentito di aggredire il mercato non soltanto con la variabile prezzo, ma soprattutto con le idee, con una soluzione che chiaramente a quel cliente lì ha risolto una serie di problemi. Ecco, tutto questo noi abbiamo cercato di farlo, il messaggio del mio intervento è appunto quello di dire che il nostro processo di innovazione, di crescita, di cambiamento è stato possibile coinvolgendo principalmente il personale, perché altrimenti non saremmo riusciti a rendere profittevoli tutta una serie di investimenti che abbiamo fatto in impianti, in nuova automazione, in sistemi informativi. Io faccio un esempio: nella nostra logistica il nostro prodotto finito una volta, anni fa, veniva movimentato per circa l'80% da carrelli elevatori e da circa il 20% dai sistemi automatici di movimentazione della merce. Oggi è esattamente il contrario. L'80% del nostro prodotto finito viene movimentato da sistemi automatici di movimentazione della merce, gestito da software molto sofisticati, e soltanto un 20% viene movimentato dai carrelli elevatori. Ecco, tutto questo chiaramente ha portato un beneficio in termini di impresa, perché chiaramente noi adesso movimentiamo con molto meno personale la merce, ma soprattutto ha cambiato il modo di lavorare dei nostri dipendenti. Oggi loro non hanno più il compito di dover gestire volumi grossi di merce, ma hanno il compito, questo lo fanno le macchine, hanno il compito soprattutto di guardare gli aspetti qualitativi del loro lavoro, per cui fanno dei controlli di produzione tale per cui la merce che viene spedita ha un livello di difettosità che è pari quasi allo zero. Insomma, questo ha portato un beneficio all'azienda, ha portato un beneficio anche ai nostri dipendenti, che hanno aumentato la qualità della loro vita, del loro lavoro, lavorano in condizioni di stress molto più bassi, di sicurezza molto più alti, e chiaramente sono valutati, incentivati non più sulla base di volumi, ma sulla base di parametri qualitativi, tali per cui anche loro hanno la loro soddisfazione economica derivante dal beneficio che ha invece anche l'azienda dal punto di vista proprio reddituale. Ecco, tutto questo è stato un processo abbastanza lento, abbastanza difficile, soprattutto all'inizio. Io volevo, per finire, raccontare quali sono stati i nostri problemi nell'affrontare un percorso di questo tipo. Inizialmente il problema grosso è stato che abbiamo dovuto iniziare questo percorso in un momento di fase di cambio generazionale all'interno dell'azienda, e questo in parte ne ha rallentato il processo decisionale e ne ha in parte anche sottratto delle risorse, con degli effetti che si sono prolungati un po' nel tempo. Il secondo ordine di problemi è stato quello appunto che accennavo prima, che abbiamo dovuto lavorare sulle teste, sulla cultura delle persone. Persone abituate a lavorare in un certo modo all'inizio hanno dovuto cambiare radicalmente il proprio modo di concepire il lavoro
e modificare proprio anche a livello mentale la propria predisposizione a fare certe cose. E chiaramente questo è stato difficile per noi perché abbiamo voluto fare anche delle scelte di ordine proprio anche umano, non molto piacevoli, perché chiaramente chi non era in grado di supportare questo cambiamento è stato in qualche modo messo a fare qualcos'altro, perché giustamente noi dovevamo affrontare il discorso da un punto di vista dell'interesse globale dell'azienda. Il terzo ordine di problemi che noi abbiamo avuto è stato quello di rendersi conto che un processo di cambiamento, di innovazione, come quello che noi abbiamo intrapreso nel corso degli anni, che non è ancora finito, presuppone scelte di investimento e assorbimento di risorse anche in periodi, e direi soprattutto in periodi come questi, sicuramente non facili. Per cui la predisposizione al rischio che noi dobbiamo avere in questi momenti chiaramente non può essere inferiore alla nostra voglia di andare avanti. Questo chiaramente è molto difficile, perché voi capite bene che fare scelte di investimento di questo tipo su nuovi software, nuovi sistemi informativi per gestire il flusso di informazioni, su nuovi impianti, su nuove tecnologie, chiaramente in momenti come questi non è facile, insomma. Però è soprattutto in questi momenti che bisogna, secondo me, reagire al momento di crisi, cercare di adattare quelle che sono le nostre caratteristiche a quello che sarà il mercato del futuro. Noi ci crediamo molto e speriamo di finito il tempo. Sì. Perfetto, vabbè. Questo è il messaggio che volevo dare. Grazie. No.